A 2 mesi dall'elezione del nuovo sindaco del comune di Giulianova, come sta vivendo questo momento il centrodestra e soprattutto Ivan Costantini? Ma noi, come dico sempre, siamo sereni, aspettiamo gli eventi, abbiamo lavorato bene, stiamo cercando di lavorare sulle liste e sul programma. Quindi aspettiamo quelle che saranno, l'evolversi delle varie situazioni in città. Quindi la candidatura di Ivan Costantini ancora non è cosa fatta? No, io ho solamente cambiato un'immagine del profilo Facebook e ho ricevuto 600, oltre 608 messaggi in 3 ore. Questo mi fa piacere, lo ringrazio, ringrazio tutte le persone che mi stanno vicine, però le candidature le scelgono i cittadini giugliesi, vanno condivise con la cittadinanza, vanno condivise con le altre forze politiche. In questo momento, naturalmente, noi siamo in una fase in cui stiamo lavorando per cercare di proporre, come facciamo da 4 anni e mezzo, soluzioni alla città di Giulianova. Però la Lega qui a Giulianova pare aver scelto il suo candidato sindaco per le prossime elezioni comunali, il nome di Tribuiani. Sì, io non riesco a dire altre cose su Tribunali perché non lo conosco, quindi spero di conoscerlo presto e spero di capire quelli che sono i suoi progetti per la città di Giulianova. Poi bisogna sposarsi sul programma. Mi fa un po' specie sentir dire che per ufficializzare Tribuiani la Lega deve aspettare decisioni fuori Giulianova. Non vogliamo un altro candidato sindaco scelto dall'alto, ma vogliamo un candidato sindaco scelto dalla base. Però se dovesse essere Tribuiani, per la Lega ci sediamo attorno a un tavolo e vediamo un attimo di capire quelle che sono le sue proposte per la città. Io, come ho sempre detto, mi sposo sul programma e ho una sola parola e la do ai miei cittadini. Quindi, se non parliamo di programma, sarà complicato sederci attorno Centrodestra, quindi, che non correrà unito alle prossime elezioni. a un tavolo. Ma no, io sono sempre un romantico propositivo, quindi penso che alla fine la quadra attorno al tavolo si riesca a trovare. Bisogna essere moderati e democratici attorno al tavolo, però io tutto sommato sono positivo.